Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi secondo me al prep. Allora, per prima cosa vado a mettere a scongelare il passato di verdura di Pia e metto l'acqua nella pentola dove metterò poi sopra il cestello per metterci a cuocere le verdure. E metto anche su un pentolone d'acqua per metterci a cuocere l'orzo. Vado a pulire i broccoli che metto nel cestello della pentola per poi farli cuocere a vapore. Adesso vado a salare l'acqua per l'orzo. Adesso vado a mettere giù l'orzo che si è rotto da sotto la confezione, quindi per quello l'avete visto al contrario. In una padella adesso vado a far cuocere un pochettino il kebab di pollo che ho preso all'Eurospin per pranzo. Quando che aspetto vado a pulire le zucchine. Le vado a tagliare in piccoli pezzi. Poi prendo una padella, io ho usato questa qui tipo wok, così un po' più profonda. Ci metto un goccino di olio, 4 cubetti di soffritto surgelato e poi ci vado a versare dentro tutte quante le zucchine. Qui c'è il kebab per adesso. Là ci sono i broccoli. Qua c'è il far, l'orzo che adesso devo scolare.
una mescolata alle zucchine e poi dico a Manuel praticamente che la padella è per far scaldare le loro piadine, perché hanno deciso di mangiare la piadina col kebab dentro e quindi se la va a preparare. Io intanto continuo la preparazione e metto un po' di aglio dentro alle zucchine. Vado a mettere l'orzo in un contenitore dopo che mi sono presa la quantità per me che potevo mangiare a pranzo. Vado a prendere un altro contenitore e metto i broccoli. Dopo che anche qui io ho preso la parte per me e loro se la sono messa nella piadina, il resto lo vado a mettere nel contenitore e lo metto via. Metto su per la cena e qui del sugo avanzato vado a metterci un cubetto di soffritto e poi vado a versarci dentro un'altra bottiglia di salsa, se non sbaglio proprio quello lì alle verdure dell'Eurospin. Ho acceso sotto la pentola per far bollire l'acqua perché dovrò andare a far bollire le carote. E invece lì nella pentola ci sono le zucchine pronte che andremo a mettere in un contenitore. Come,
이맘쯤 너와 여행을 생각했었는데 yeah, yeah, yeah. 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 yeah. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아 그날의 나는 내게 너무 낯설었겠지 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아 너와 나의 다른 생각이 Adesso accendo l'altro fuoco e sposto la pentola e metto sopra appunto il cestello con le carote pulite e le lascio cuocere un pochettino. Mi sono dimenticata il fuoco acceso, ma perché dovevo mettere poi la padella per far cuocere gli spinaci. I'm 변하지 않았다고 모든 게 오해야 내 얘길 들어주길 바래 intanto vado a pulire i cavolini di Bruxelles e guardo, osservo gli spinaci e appunto ne aggiungo degli altri quando i primi sono diciamo appassiti. Aggiungo sale e spezie e poi finalmente gli spinaci sono pronti. Adesso levo il cestello e vado ad aggiungere le verdure per preparare il passato di verdura per Pia. Lo aggiungo direttamente all'acqua dove hanno cotto praticamente le verdure, che così rimane più gustoso. Vado a tagliare le altre verdure e in questa pentola metto un goccino d'olio e i cubetti di soffritto che mi servirà poi per metterci dentro i cavolini di Bruxelles.
Vado ad aggiungere anche nel passaggio di verdura di Pia 3 cavolini di Bruxelles come nuova verdura. Aggiungo anche le coste al passato di verdura di Pia e con le altre poi vedrete dopo che cosa ci andrò a fare. Ho aggiunto anche due patate e poi metto un coperchio e lascio cuocere. Intanto vado a tagliare a rondelle le carote che si sono raffreddate più o meno dentro un contenitore e adesso vado a pulire le coste. Questo qui è il giorno dopo, Le ho messe semplicemente nella pentolona e poi una volta cotte vado a prendere il frullino e le vado a frullare aggiungendo ricotta, formaggio grattugiato e come frutta secca, siccome non avevo i pinoli, ho messo le mandorle, così da creare una sorta di pesto di coste. Dopo aver frullato vado ad aggiungere gli ultimi pezzettini di coste e altre, in tutto ho messo 20 mandorle, 10 prima e 10 adesso.
Adesso passo a frullare il passato di verdura di pia, che poi appena si sarà raffreddato andrò a mettere dentro ai contenitori. Mi è caduto il filo dentro al minestrone, ma niente di grave. Finalmente ecco tutto quanto conto nei contenitori. Allora, qui ho messo i broccoli, poi zucchine, qua ci sono i cavolini di Bruxelles, le carote, qui c'è l'orzo, qua c'è il pesto di coste e ricotta, che loro andranno a mangiare con la pasta oggi, però si potrebbe anche mettere dentro dei contenitori, anche monoporzione, e congelarlo. Loro invece lo mangiano subito perché gli è piaciuto tanto. E gli spinaci li ho cotti, ma li ho mangiati subito ieri sera perché erano pochi e dovevo mangiare della verdura, perciò li ho cotti subito, cioè li ho mangiati subito. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!